passo il microfono così la domanda risponde. Sono infermieri professionali e rispondono a tutte le chiamate della provincia, sia di Bari che della provincia Abate. No, noi ci inseriamo in questa iniziativa, tu sai che insieme collaboriamo e tanta attenzione al tema della sicurezza stradale. Vedete, la prima cosa che fa la polizia municipale, questa è la prima ambulanza dove c'è un direttore dell'ambulanza, un medico, dove la prima cosa che deve fare è fare un triage. E in questa macchina bianca, solamente i danni dell'incidente. Vigili del fuoco e dovete spostarlo. E anche gli operatori sanitari solo hanno messo il collare, però adesso devono operare solamente i vigili del fuoco, perché devono comunque tagliare le lamiere. Adesso chiamo il microfono al nostro ispettore, così potrà aumentare e dare il supporto. Andiamo a vedere. Vivi la strada anche stasera, che 10 agosto è qui presente per la cultura della sicurezza stradale e non solo, anche per parlare di quelle che sono le vicissitudini legate all'alcol. I ragazzi purtroppo bevono senza un controllo. Le cronache di questi ultimi giorni purtroppo ci danno dei grossi dispiaceri. Ragazzi giovanissimi ricoverati in coma etilico, ragazzi giovani che comunque hanno fatto uso di sostanze anche vietate, sono rimaste vittime dell'alcol. L'alcol è la prima droga legalizzata che la si può acquistare anche in un supermercato, però dobbiamo controllare i nostri ragazzi. Questo è l'appello che io faccio ai genitori, è un appello importante. Bisogna controllare i nostri figli, specialmente se minori, e anche se non sono minori bisogna essere ben controllati nel saper bere. Il saper bere è quella cosa importante, che ognuno di noi deve essere responsabile delle proprie azioni.
questo lo si può fare prima, ormai quando si è bevuto si è un po' fuori di testa, però dobbiamo cercare in tutti i modi di essere sobri. I ragazzi devono imparare che il loro fegato ancora non è portato assolutamente a ingerire alcol, perciò una forte sensibilizzazione. Monopoli è una delle città virtuose per quanto riguarda la cultura della sicurezza stradale. Lo posso dire ad alta voce perché è un'amministrazione molto attenta, c'è un comando di polizia municipale molto sensibile, perciò le due cose insieme a noi si fondono e si riesce a coltivare veramente con impegno quella che è la cultura della sicurezza stradale. Questa sera siamo qua perché possiamo fare il controllo alcolemico, chi avrà bevuto, chi si vorrà sottoporre alla misurazione del suo stato lo potrà fare, non incorre in sanzioni, noi gli potremo dire quelle che sono i suoi valori e dopodiché sarà coscienza sua non mettersi al volante, perché chi beve non deve assolutamente guidare, questo è il nostro motto. Vivi la strada, combatte le stragi stradali, combatte i lutti, perché purtroppo ogni giorno in Italia muoiono 17 persone, ogni giorno ci sono più di 50 feriti e i numeri sono altissimi, il costo sociale, il costo sociosanitario è altissimo, perciò ci impegneremo tutti quanti. Io ringrazio la vostra emittente Vivi Monopoli che è sensibile e sempre quando facciamo qui le iniziative a Monopoli è sempre presente a quelle di divulgare sia immagini sia servizi che riguardano la cultura della sicurezza stradale. Un'altra cosa devo dire, io ringrazio quei ragazzi che circa 20 giorni fa hanno fatto un torneo per i due giovanissimi che morirono 3 anni fa sulla Polignano Monopoli. Il loro contributo e noi lo abbiamo già investito in etilometri monouso, perciò sia alle famiglie sia a questi ragazzi diciamo veramente grazie del loro contributo. Dovete sapere che il contributo che ci arriva tramite il conto corrente postale noi li destiniamo tutti quanti alla cultura, alla misurazione, a quelle che possono essere le lezioni a scuola, perciò è importantissimo avere da parte dell'opinione pubblica un buon riscontro. Grazie a queste famiglie, un pensiero va allora a tutte le famiglie vittime della strada, un grazie va a Monopoli, all'amministrazione comunale di Monopoli, alla polizia municipale di Monopoli e a tutte le forze dell'ordine, compreso anche il 118 centrale operativa di Bari, tutte i vigili del fuoco del comando provinciale di Bari che sono i primi che quando c'è un incidente stradale sono i primi ad intervenire e a cercare di salvare quante più vite umane. A questo mi associo nuovamente a fare più campagne di sensibilizzazione, non aspettiamo che la persona debba morire per fare campagne di sensibilizzazione, le campagne di sensibilizzazione vanno fatte ogni giorno c'è bisogno che si parla della cultura della sicurezza stradale. Grazie. Facciamo prima con il precursore e dopo poi la prossima.
Puoi andare, Antonio? Un momento, sì. Aspetta, tutta una tirata di Poi c'è lo scontrino. Il boccale è un ricordo che questo è il maggio, più le cartoline so dove era il sa che non è aperto no poi perché ti riscontro dello zero ancora sì. Ah, è lungo per ecco che c'è sta vacanza calda deve essere vabbè oh la faccia di più ho fatto zero mo dei grammi c'hai lo 01 01 vabbè 01 sembravo bevitore allora adesso devi vai